Ragazzi, io ci tengo tantissimo a fare questo video. Bella ragazzi, e grazie della visualizzazione, qui posto Gap di Mao 004, sempre Letta che vi parla. Oggi, quarto giovedì di novembre, in America si festeggia il giorno di ringraziamento, dipendendo dal fatto che i coloni britannici hanno aiutato i nativi, ovvero i pelle rossa, nel loro primo raccolto, tutti insieme, e hanno degustato il tacchino. Come si fa praticamente anche tuttora nelle nazioni americane. A parte questo discorso, anche in Italia, o forse anche in tutto il mondo, si celebra un argomento molto forte, ovvero la violenza sulle donne. Allora, mi tengo a precisare che la violenza sulle donne è un argomento non tanto parlato nel mio canale, ma voglio parlarne proprio ora, proprio oggi, ora più che mai, perché stamattina sul TG5 ho sentito dire che per le complicazioni dovute alla pandemia, il lockdown, la convivenza forzata, insomma, il rapporto delle donne con il proprio partner, il proprio ex, sta cominciando ad andare a rotoli, così i suddetti uomini hanno preso tutti da pestati, schiaffi, cazzatori, mazzate, padella presa, piccioni mani che vengono subito dalle vecchie, proprio il mondo. Sì, praticamente, riguardo a tutto ciò, ho visto un cortometraggio chiamato Il coraggio, la tua salvezza. Andatelo a vedere perché è qualcosa di veramente pazzesco. Scritto benissimo, realizzato benissimo, soprattutto la parte in cui il papà sta facendo del male alla sua moglie davanti alla figlia e la figlia va a chiedere aiuto alla polizia. Ne vale molto la pena di guardare questo cortometraggio. Girato a Gravina, se non mi ricordo male. Comunque, io, in quanto studente della quarta AV audiovisivo dell'Istituto Cosmai di Trani, a capo di tutto ciò era la professoressa Molinari, che la ringrazio salutandola in questo video. Ciao, prof! Abbiamo deciso di realizzare uno spettacolo realizzato in maniera a dir poco decente. Con Clidi è tutta una festa. Lui è il compagno perfetto, cioè prende buoni voti, sta attento alle lezioni e ogni tanto quando è tempo libero fa pazzie, però in compenso ha un buon cuore. Clidi, sei sempre il migliore, tu mi proteggi sempre. Tu sei un grande, anche Leo sei un grande. Lo stesso vorrei tanto parlare a nome di quanto ragazzo. E io ci tengo tantissimo una mia compagna, dal primo anno, dal primo giorno che l'ho visto, ovvero 17 settembre 2018, ovvero Maria Letizia, Letizia Scocimarro. Io la chiamo semplicemente Leti con la Y finale. L'avete vista in svariati TikTok fatti con lei l'anno scorso, ad esempio nel boschetto, uno in classe e addirittura alla campana di una mia prof, quando sono andato a fare la grigliata. E c'era anche il carismatico professor Tortora, che lo saluto anche lui in questo video. Ciao professor, come va, Molfetta? Scherzi a parte, vi dico un po' cosa abbiamo fatto. Allora, abbiamo deciso di fare uno spettacolo, ve l'ho già detto. Allora, questo spettacolo ritrae tantissimo le testimonianze di tutte quelle donne e ragazze, soprattutto ragazze, vittime di maltrattamenti, violenze e addirittura stupri. Credi di avermi messo nel sacco, ma io sono un uomo paziente e gli zingari non vivono bene circondati da muri di pietra. Cosa state facendo? Stavo solo immaginando una corda intorno a questo bellissimo collo. So che cosa immaginavate! Che strega astuta. È tipico della tua razza contorcere la verità, annebbiare la mente con pensieri sacrileghi. Bene, non importa. Ti sei scelta una magnifica prigione. Proprio così. Ho sentito dire, ho sentito nello spettacolo che
una certa Sara è stata violentata dal suo maestro di calcio. È una cosa di poco oscena, veramente, una cosa oscena. Ve ne parlo io in quanto ragazzo che ci tiene tantissimo al genere femminile, va bene? A parte questo discorso, io mi sono divertito tantissimo in questo spettacolo, soprattutto quando ho ballato con Clidi. È successo veramente il film. Scusate per la tosse, però se vi è piaciuto questo video, io prometto che ci sarà una seconda parte. Beh, ripeto, se questo video arriverà più o meno a 70 visualizzazioni e 15, oltre 15 mi piace, porterò una seconda parte. Capito? Beh, comunque il mio video discorso finisce qui. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, mi piace lo stesso. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessun video. E seguite me, Peter Paul, E111 e Domenico Guocci, alias La Religione di Trani, che si è aperto un nuovo canale, ovvero TV Chiesa Web. Andatelo a seguire tutti in massa, perché ci ha detto il nostro Guocci che se arriva a un numero elevato di iscritti avrà una sorpresa speciale per me, Peter ed Anthony. Comunque, seguite la nostra pagina Facebook Feste Trani Puglia, dove aggiorneremo tutti gli eventi religiosi che succederanno. Soprattutto, a breve aggiorneremo sull'Immacolata. In primis dobbiamo aggiornarvi anche su San Nicola da Mira, che si festeggia a Bari. E poi anche il 13 dicembre, Santa Lucia. E poi la Natività, per concludere le festività dell'anno. Comunque, da Gabri Di Mao è tutto e ci vediamo nel prossimo esilarante video. Allora, ragazzi miei, non maltrattate le ragazze. Le vostre compagne di classe devono essere state lasciate in pace. Se volete andare a parlarle, fate con calma, mi raccomando. Io sono dalla parte di ogni ragazza che merita rispetto, amore verso il prossimo. Ciao a tutti!